Facciamo dei mezzi rigatoni di avena, asparagi, pesce spada e peperone crusco. 340 grammi di mezzi rigatoni di avena, 400 grammi di asparagi freschi, 200 di pesce spada, olio extravergine, 2 spicchietti d'aglio, prezzemolo, sale e pepe e infine 50 grammi di peperone crusco. Però, fondo di olio extravergine d'oliva, lo spicchio d'aglio in camicia. Prendiamo gli asparagi e li tagliamo a rondelle, andando a preservare le punte. Le punte, che è la parte più tenera dell'asparago, la lasciamo intera. Aggiungiamo un pizzico di sale, non tanto. Aggiungiamo un mestolo di cottura. Quindi in questo caso dobbiamo dare semplicemente 2-3 minuti di cottura, non di più. Buttiamo la pasta. Aggiungiamo il pesce spada che noi abbiamo precedentemente tagliato a tocchettini. Il consiglio che do agli amici che ci seguono da casa è di dare un taglio un po' più regolare per uniformare la cottura. Scoliamo la pasta, la scoliamo sempre un minuto prima, tirandola un po' più al dente. Il pesce spada in questo caso, come avete visto, non l'abbiamo stracotto, giusto 2 minuti di cottura. E adesso andiamo a saltare la pasta. Un filo d'olio, anche un po' di pepe, mettiamo. Andiamo a sbriciolare su il peperone crusco. In questo caso un prodotto IGP di Senise, quindi parliamo di cucina lucana in questo caso. E il piatto ce l'abbiamo! Ce l'abbiamo, Mary! Voilà! Bellissimo, bello, eccolo bello, qua. Bello.